Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua. Ritorna a funzionare l'ascensore in via Furlani, adesso non mi ricordo bene, grazie al nostro servizio. Bene, Adesso vi faccio vedere il tutto. allora mi hanno riferito che hanno aggiustato l'ascensore. Allora cosa faccio? Io vado a vedere. Andiamo a vedere un attimo. La porta è aperta, vado piano perché non ci vedo poco. Eccolo qua. Così. Apro la porta. Eccola. Chiudiamo un attimo. Però andiamo a vedere dove ci sono le luci. Le luci, le luci. Vabbè, comunque, dove sono le luci per qua? Non lo so, intanto metto in pausa, perché sennò a forza di cercare le luci, hai voglia qua. Ho trovato la luce, dopo tanto tempo, eh. Comunque guardate come che è messo. Adesso vediamo, lo chiamiamo, vediamo un po', eccolo qua. Eccolo qua. Vediamo un po'. Dopo il nostro servizio, visto che velocità, eh? E io sono venuto con Zotti solo per voi, eh? Se no io non venivo con Zotti, eh? Perché era già 3 mesi che non lo sentivo. Ecco, però sono venuto per voi, per le persone che hanno problemi. Guardate un po', questo è l'ascensore, eccolo qua. Andiamo a cercare un attimo il numero, mettiamo un numero X, mettiamolo qua, ecco questo. Eccolo qua, chiuso, si sale. Vedete? Eccolo qua. Metto un attimo di pausa adesso, tra un attimo. Sì, perché c'erano persone disabili, persone che avevano state operate e tutto. E fare 8 piani, avete voglia, eh? Come che abbiamo fatto l'altro giorno. Eccolo qua. Allora io adesso metto in pausa un secondo. Allora sono venuto su perché hanno detto che è stato riparato. Sì, sono qua. Velocissimi, no? Sì, no, niente da dire. Allora, comunque ci vuole un po' di informazione. Sollecitare, Sollecitare, vero o no? Bon, vuole salutare sì. qualcuno? No, grazie a voi che siete venuti a fare il servizio. E grazie di tutto. Bene, la saluto e buona domenica. Altrettanto anche voi, grazie. Salve. Comunque devo dire che i piani sono 5, praticamente uno deve farsi la salita fino in cima. Bene, allora sono andato dal signore che l'ho intervistato. Ha detto che è stato un servizio molto bello, comunque molto importante anche per le persone, bisogna salvaguardare un po' le persone che hanno problemi, anziani, disabili. Bene, comunque adesso vediamo l'apertura, eccoci qua, e adesso saliamo perché lì c'è anche la carrozzella. Va bene, allora io chiudo qua il servizio in via Furlani. Bene, cari amici, grazie al nostro servizio si sono dati da fare immediatamente. Ciao a tutti.